Niente è perfetto e nulla è insuperabile, potrebbe essere la sintesi giusta per definire alla vigilia del 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la testimonianza e l'esperienza che vede protagonista Vincenzo Bardascino, un giovane trentenne della Piana del Sele. Vincenzo, persona con sindrome X fragile, la più frequente causa di disabilità intellettiva ereditaria, grazie al supporto e all'impegno di tanti sostenitori, con in primis la famiglia, ha trasformato quelli che vengono definiti deficit in potenzialità per un percorso di vita possibile. Vincenzo ogni giorno mescola farine, impasta e sforna pane, pane buono, sano, etico e ricco di significato, perché grazie ad un progetto sociale battezzato il Forno di Vincenzo, che vede il padre Vito Bardascino ideatore e primo sostenitore, è una sperimentazione sociale che rimodula welfare e criteri assistenziali, sottolineando un nuovo modello di protagonismo attivo e di autodeterminazione delle persone con disabilità. Su fondo sociale si fa imbastare quella maglia, si fa il corso, uno tensore, il corso pane. Vincenzo, quanto è importante l'utilizzo delle farine? Le farine è fondamentale, fare il grano, di fare fondamentale di casa in petri, l'antropo pellegrino sa casa in petri, cioè farina, il grano, l'acqua. Metà carne, metà parte di acqua. Il Forno di Vincenzo è un esempio di progetto di vita indipendente che, grazie alla disponibilità del sindaco di Eboli, che qualche anno fa ha messo a disposizione dei locali del comune del centro storico della città eburina, presto Vincenzo potrà svolgere la sua attività di panificatore, avendo a disposizione un suo forno, quello che ormai da anni è lo stimolo di vita quotidiano. Diciamo che sono 7 anni che, grazie a Michele Siga dell'Incartata e a Carmelo Vignes di Vicorua, Vincenzo fa il pane e lo consegna a casa delle persone che sono soci dell'associazione Il Forno di Vincenzo. Il progetto Il Forno di Vincenzo, sostenuto da una rete sociale ampia, dimostra in questo momento così specifico di queste giornate, in cui c'è un focus sul progetto di vita delle persone che vivono una condizione di fragilità, che è possibile migliorare la qualità di vita lasciando ai nostri ragazzi la possibilità di viverla nella propria comunità di riferimento. E questo è il progetto che vuole realizzare Vincenzo per sé e anche per gli altri, perché Vincenzo, anche se non l'ha detto adesso, vuole fare anche la formazione ad altri giovani che vivono una condizione di fragilità. Il forno si trova nel centro storico di Eboli, lo stiamo ristrutturando, è un locale che il comune nel 2019 ci ha assegnato, poi il Covid ci ha bloccato, però Vincenzo ha una determinazione fortissima e unica ed è praticamente il motore di tutta questa esperienza bellissima, che insieme a Monte Frumentare, che è l'esperienza dove riusciamo a coltivare grani antichi del Cilento, che noi definiamo i grani del futuro, possiamo realizzare la speranza di una vita di qualità.